Grazie Presidente. Abbiamo presentato questa mozione che riguarda il tema delle convenzioni di lottizzazione. È un tema che in Commissione urbanistica, come sanno i consiglieri che ne fanno parte, stiamo affrontando da circa 2 anni. Nel Comune di Roma sono oltre 200 le convenzioni di lottizzazione in essere e molte di queste ad oggi risultano non concluse, non ultimate, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comunque delle opere pubbliche che sono realizzate a scomputo. Altro problema importante di queste convenzioni che è emerso in commissione quando abbiamo analizzato alcune di queste convenzioni è che spesso le opere, anche se realizzate, non vengono immesse e acquisite al patrimonio di Roma Capitale. Quindi, per svariate ragioni, tra cui una delle più ricorrenti e che sicuramente abbiamo individuato come una delle principali criticità, è quella dei mancati collaudi imputabili o per la non collaudabilità dell'opera perché realizzata in difformità rispetto al progetto presentato, o in alcuni casi, ahimè, anche perché non si riesce a reperire tra i dipendenti del Comune di Roma i collaudatori, quindi coloro che devono fare il collaudo tecnico-amministrativo di queste opere per far sì che poi vengano acquisite al patrimonio pubblico. Siccome noi siamo convinti che le opere, anche se realizzate a scomputo, siano comunque delle opere pubbliche che hanno di fatto sostituito in qualche modo la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione e che quindi devono ritornare ai cittadini, anche appunto sotto forma di opere e di servizi, è giusto poter risolvere tutte queste criticità. Pertanto abbiamo proposto attraverso questa mozione che innanzitutto l'ufficio venga dotato di un sistema per gestire in maniera informatizzata queste convenzioni. Come dicevo prima, si tratta di tantissime convenzioni che sono distribuite in tutto il territorio del Comune di Roma, in tutti i municipi e spesso si fa fatica a seguirne anche l'iter amministrativo perché risalgono alcune di esse anche a decine di anni fa. Va detto che nel corso di solito la convenzione ha una durata decennale, ma l'amministrazione poi nel corso del tempo, per far sì che si potessero concludere le opere, ha dato anche delle proroghe di 3 anni in 3 anni. Quindi abbiamo ancora in essere delle convenzioni addirittura che risalgono agli anni 80, agli anni 90, che non sono state ancora concluse. A tutto ciò si va a sommare anche un'altra difficoltà che spesso le imprese, le società che realizzano, che devono o dovevano realizzare queste opere sono fallite o in alcuni casi, insomma, per l'amministrazione diventa veramente difficoltoso riuscire a far completare dagli operatori privati queste opere. A quel punto, quindi, l'amministrazione ha una possibilità che è quella di escutere le fideiussioni versate al momento della stipula della convenzione. Per cui noi con questa mozione, tra gli altri punti, perché come vedrete è una mozione molto dettagliata che ha 8 punti di impegnato, abbiamo cercato veramente di inserire all'interno di questa mozione tutta la casistica, la grande varietà di criticità che abbiamo incontrato in questi 2 anni nell'analisi delle varie convenzioni. Quindi sicuramente il punto di partenza è quello di modificare l'organizzazione e il lavoro dell'ufficio in modo da renderlo, come dicevo prima, informatizzato, più semplice anche per gli stessi dipendenti del comune che oggi si trovano a dover diciamo, gestire degli archivi cartacei, per esempio, che non sono stati ancora digitalizzati, il che darebbe anche la possibilità ai municipi di poter diciamo,
avere a disposizione in maniera immediata questa documentazione e lavorare in sinergia con il Dipartimento Urbanistica per attuare quello che è la loro competenza di controllo del territorio. Quindi per i municipi in questo modo sarebbe anche più facile controllare i cantieri, controllare l'avanzamento dei lavori e quant'altro. E ovviamente quello che chiediamo è anche, oltre alla discussione delle fideiussioni, è anche quello di controllare la effettiva validità di tutte le escussioni delle convenzioni che sono state nel frattempo versate alla pubblica amministrazione e in pratica anche cercare di semplificare il lavoro dell'ufficio e di far sì che si possa portare a compimento queste convenzioni, perché spesso ci capiterà a tutti di vedere camminando appunto per questa città dei cantieri aperti da anni che per qualsiasi tipo di ragione, per tanti tipi di ragioni appunto non riescono a concludersi. Quindi noi come commissione, dopo il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, ci siamo sentiti di dare questo indirizzo alla sindaca e alla giunta e li impegniamo su questi 8 punti e sarà nostra cura ritornare sul tema per monitorare questi impegni che diamo alla giunta appunto, e alcuni dei quali saranno anche inseriti, lo anticipo, all'interno del DUP del Dipartimento. Grazie.